che stiamo a Prato La Peligna, il centro storico di Prato La Peligna, e quindi non riesco a capire il motivo per cui tutta la zona di Prato la viene aggiustata, coltivata, pulita, e il centro storico non viene mai a pulire nessuno. Ci sono 10 case vecchie abbandonate e sono piene di gattini morti e piccioni. Ci sono 2 persone che hanno cani e gatti dentro casa, non si può camminare per la sporcizia, la puzza ti arriva fino a qui. Io sono una persona che sto facendo chemioterapia. Praticamente qui dovrei uscire con la mascherina davanti casa, perché nessuno viene a pulire. La spazzatura la vengono a togliere ogni 3 giorni, praticamente dando la possibilità a dei cani randagi che vanno in giro a prendere le buste, come avete visto lì, benissimo, con i pannoloni, con la cacca dei bambini che ci giocano. Abbiamo detto Sindaco lo anche al sa. sindaco, è venuto più volte anche a portare i parenti, che ne so, le amicizie per far vedere il centro storico. Questo poco che si vede qui un po' accudito, io ci abito vicino, quindi chiamo perché ho dei problemi, prima lo facevo io, ho dei problemi, chiamo, pago per farmi aggiustare il giardinetto. Questo poco adesso sta abbandonato perché io non posso più. Perché parliamo di spazio comunale, insomma. Questo è Il comunale, questo è giardino è tutto del comune, comunale, però la se noi fontana è del tutto comune. comunale è soltanto una sporcizia, cioè non ci si può camminare in nessun modo. Al sindaco, ai vigili, alle autorità, a qualsiasi, addirittura siamo andati lì, abbiamo fatto la domanda, è addirittura venuta la dottoressa sanitaria, ma non si è visto niente. Una persona, che non voglio fare nome, ha detto, anche se avete parlato con la dottoressa sanitaria, l'anno prossimo staremo punto e da capo. Quindi vuol dire che noi qui siamo abbandonati, paghiamo immondizia, acqua, qualsiasi Come cosa, tutti i come cittadini di tutti i Pratola. cittadini, tutti, solo che noi qui siamo abbandonati. Ci stanno parecchie persone, la maggior parte delle persone siamo anziani, sono anziani. Io sto con mia mamma, quindi poche persone. Le altre case sono abbandonate, diroccate, che la puzza non ci si può entrare per quanto puzzano. Mi dica lei quello che possiamo fare noi qui. Se dobbiamo avere malattie sopra malattie, non bastano quelle che ci stanno. Cioè, devono venire altre per la sporcizia. Cioè, non è giusto. Non si vede mai uno spazzino No, qua. no, non vengono. Addirittura quando tolgono la spazzatura nei bidoni, tolgono la spazzatura. Anche se cade l'immondizia per terra, non ce l'hanno la scopa per pulire, la lasciano e se ne vanno. È proprio una cosa ridicola. Io sono stanca di dirlo perché a volte esco perché sto bene, magari ecco, quando faccio settimana di riposo non vado, quindi ho possibilità di uscire. Però più delle volte io qui, con questa signora qui, questo pezzo qua, quel pezzo là, ce lo puliamo e ci buttiamo Da acqua e vareghina, acqua e candeggina, solo quanto per tempo è che disinfettare. la situazione è così? Anni? Anni, 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 anni. Che metti pure a me che mi ha pezzicato in infezione, Anni, anni, anni. guarda che mi ha fatto la cosa. Lì non ci si può sentire, addirittura neanche a fare la disinfestazione sono venuti. Manca, e guarda che mi ha fatto a me la cosa, Poi ce l'ha ogni tanto pezzicata. la fanno la disinfestazione. Sì, ma quando la fanno? Quando? Le zanzare sei state, ci si sono mangiate qua. È uscita pure la Non voglio signora, essere ripetitiva, però è perché pesante. nella cosa, non si mette, non basta qui per mettere con noi. Lucente che Buonasera. se ne frega, quelle che I, fa, to, i, topi, i topi vanno in in giro come giro, i topi gatti. vanno in giro, i gatti vanno in giro. Come Ieri mi ha chiamato le vanno guardiane da una parte, c'è Uriente, ieri mi ha detto Lucente, sì, faccio, non va niente. Lucente che è venuto muoio, non mi ammazzo, i topi lo vuoi dire? O come vai pure a denunciare che non me ne frega.